Il futuro di noi tutti passa per la famiglia. Se non si comprende che il futuro della nostra società passa per la famiglia e per i figli, siamo davvero nei guai. La nascita di un figlio è senza dubbio la migliore azione per la sostenibilità economica futura del paese, del nostro welfare in particolare. La presentazione del libro Adesso viene il bello, curata dal forum dell'associazione familiare della provincia di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello, è stata anche l'occasione per riflettere sulla necessità di promuovere concrete politiche familiari in Italia. Sono solo l'1,5% del PIL del paese viene speso per esse, a raffronto del 16,6% utilizzato per le pensioni. Concetta Florio, vicepresidente del forum provinciale, ha introdotto evidenziando come nel libro scritto dai coniugi De Palo, il marito Gigi e il presidente nazionale del forum, ogni famiglia ha la possibilità di rivedersi e di contrastare quanto importante sia la propria quotidianità. Il libro è scritto ufficialmente a due mani, ma in realtà sono sette come componenti della famiglia. Questo modo di raccontarsi è certamente un dono per tutta la società. La famiglia non è un'isola e lo si percepisce dalla spinta di proiettarsi, di bussare alle altre famiglie che sono una società. Purtroppo oggi le uniche politiche familiari le fanno i negozi e i supermercati con l'occhio rivolto al mercato della famiglia. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha partecipato anche il primo cittadino case. Di Sortino Vincenzo Parlato ha voluto mettere in risalto l'importanza dell'iniziativa incentrata comunque sulla famiglia e sui suoi valori. L'Italia ha anche espresso l'auspicio che le politiche familiari trovino sempre più spazio a tutti i livelli politici. Marco Fatuzzo, già sindaco di Siracusa e presidente del forum, ha stimolato tutti a leggere il nuovo libro dei De Palo perché ciò che emerge da esso è soprattutto la bellezza della famiglia cristiana, di ogni famiglia cristiana incentrata sull'amore capace di vincere le difficoltà che possa affacciarsi all'orizzonte. Questo ci fa ricordare che il forum è una rete di molteplici associazioni tutte accomunate soprattutto dalla finalità di mettere sul moggio proprio la bellezza delle famiglie aderenti, accompagnandole nel loro cammino, sostenendole nelle prove, condividendo gioie e dolori. È chiaro che in questo cammino anche il supporto di risorse e di servizi a sostegno della famiglia, cioè di politiche familiari, riveste la sua importanza, ma la finalità prioritaria della vita associativa delle realtà che costituiscono il forum rimane quello di mostrare al mondo la bellezza della famiglia cristiana, quella nata dal disegno di Dio.